Ehi, hey yo, bella a tutti ragazzi, bentornati su Jump Jump TV. Io sono Jump Jump. Come potete vedere, per l'occasione indosso questa maschera che presi tempo fa perché mi ricordava appunto la classica maschera di Salmo. Oggi è finalmente uscita la copia fisica di Salmo e io ho avuto già l'onore di ascoltare tutti i brani di questo album playlist. E vi voglio raccontare in breve le mie sensazioni su questo album. Ovviamente sono sensazioni a caldo, nel senso che ho ascoltato velocemente per la prima volta, una sola volta, questo album. E niente, partiamo dal primo pezzo. La prima canzone la conosciamo tutti, infatti è il pezzo che ha anticipato l'album e si chiama 90 minuti. In questa canzone, partendo dalla strumentale, ho trovato appunto l'impronta di Salmo perché ho visto già dal punto di vista della strumentale grande sperimentazione di vari generi e Salmo sappiamo che spesso e volentieri sperimenta con vari generi. Ho visto un sound mescolato tra rap, trap e rock. Ricordiamo che Salmo viene da un'impronta e ha sempre nei suoi album un'impronta rock, sia come voce perché la sua vocalità lo porterebbe a fare davvero un buon rock, faceva anche rock tempo fa, comunque viene dal rock, lo ha detto lui stesso in vari pezzi e in varie interviste. Ed è un sound un pochettino molto, molto studiato e molto voluto in questo modo di mescolare questi generi. Il testo parla delle varie caratteristiche dell'Italia, è un pezzo, fra virgolette, molto, molto nostro. Ed è una critica, sia una critica a mio avviso, e sia anche un voler raccontare a modo suo quello che è l'Italia. Infatti dice, fa citazioni al telefilm La mafia uccide solo d'estate, appunto dicendo La mafia uccide solo d'estate e ci fanno la serie TV. Più o meno è questo che dice. Poi parla dell'italiano che gioca a calcio per strada e poi vede i mondiali, ha segnato l'Italia, insomma. Fa varie citazioni, poi cita il dialetto, dice sì, parliamo in dialetto, non capisco cosa cazzo hai detto. Non vuole essere una critica, a mio avviso, ma è soltanto una cosa che dice che manteniamo le nostre origini e credo che sia giusto così. E penso che anche Salmo creda che sia giusto così. Da un punto di vista fa anche, fra virgolette, non uno spottò, però un qualcosa riprende e rimarca questa cosa, però dice sì, parliamo in diretto, ma non capisco che cosa hai detto. Nel senso che la gente, diciamo la sua critica, secondo me, dal punto di vista che ho capito io, non sa parlare italiano, però parla in dialetto. Poi il ritornello praticamente recita 90 minuti di applausi, 90 minuti di applausi. Poi dice, vabbè, prego, sedetevi comodi, sta cominciando lo show, è come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Insomma, questo è un po' il ritornello. Poi, appunto, c'è questa frase che mi piace, che adesso mi sto rileggendo il testo davanti a voi. Questa è l'Italia, è una mente contorta, chiudi la bocca o ti levano la scorta. Fa riferimento al discorso che dei politici o comunque degli scrittori, anche se vogliamo, che hanno la scorta, che ormai, fra virgolette, il ricco ha la scorta per tutto. Il secondo brano si chiama Stai Zitto ed è un featuring con Fabri Fibra. Cazzo, è davvero, questo brano è davvero tanta, 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 tanta roba. La strumentale personalmente mi piace un sacco perché a mio avviso si sente un bel po' di boom bap, nel senso un bel po' di rap classico come cazzo piace a me. Prende anche all'inizio, prende anche delle. Fa quel discorso di ehi, 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 come fanno i trapper, e secondo me, diciamo, mescola anche lui, diciamo, mescola sta cosa del rap e della trap perché ormai tutti, anche i più grandi della scena, anche tra virgolette, i vecchietti della scena rap stanno prendendo molto, molto in considerazione questo nuovo sound e questo nuovo modo di fare, però lo fa sempre alla Salmo. Anche per questo pezzo, secondo me, nel testo tanti, tanti, tanti riferimenti, ed è secondo me tutto l'album, a mio parere, pieno, pieno, pieno di riferimenti. Il
insomma, può dire, questo testo parla a un certo punto, dice una cosa come: voi non siete milionari, non siete Gerry Scotti, non siete Travis Scott, sembrate tre biscotti. Poi pistola d'acqua nascosta nei giubbotti, la vita è infame, ma meglio di Brumotti. Fa tanti tanti riferimenti, poi parla, secondo me fa un riferimento alla scena nuova, anche da come anche c'è scritto nel testo, e dice che comunque sono tutti fighetti, vogliono Louis Vuitton, insomma, sono molto dolci. A un certo punto il ritornello recita: mi lamento del paese, stai zitto, e qua fa il riferimento proprio al titolo, non arriviamo a fine mese, stai zitto, tutta colpa dei migranti, stai zitto, insomma, parla, dà tante frecciatine, già dal secondo pezzo, dal primo e secondo pezzo già ci sono tante frecciatine, insomma, anche alla politica, e anche Fibra, diciamo, è stato molto molto forte in questo pezzo, fa anche Fibra molti riferimenti. Per esempio, molta gente al diavolo ha venduto solo l'anima, e ho venduto pure un tour da 1000 lati all'aldilà, entro di nascosto tipo chi va là, cioè, insomma, davvero tanta roba questo featuring. Terzo brano, Ricchi e Morti, ha un sound, possiamo definirlo trap, molto nuova scuola. E personalmente, come lo sapete, come lo dico sempre, a me la trap incomincia a non dispiacere, però preferisco sempre il sound dell'hip hop classico. Però non dispiace questa strumentale. Lui ci canta benissimo, perché, come ho detto sempre, per me Salmo sa cantare su ogni tipo di base, anche sulla mazurka, e non è uno scherzo. L'abbiamo visto in vari pezzi dove non c'entrava niente la strumentale, nel senso, non era rap, però lui ci faceva il rap sopra, l'abbiamo visto un bel po' di volte. Il pezzo, secondo me, è molto sul gioco, sullo scherzo, perché dice: canto solo per i soldi, vivo solo per il grano, eccetera. Il ritornello dice così, e fa tanti riferimenti ai soldi, ho il jet privato, sta tipa sembra Beyoncé. Quarto pezzo è davvero davvero cattivo, almeno a mio parere è davvero cattivo per il contenuto. In più, un grande ritorno di featuring con Nitro, che appunto fa parte della sua crew, lavorano insieme da un bel po' di tempo, e questo vi assicuro che è davvero un brano cattivo e al mille per mille vi piacerà. Di cosa parla? Praticamente dice: siamo nati poveri, il ritornello recita: siamo nati poveri, ringrazio Dio che siamo nati poveri. Però fa vari riferimenti, non parla propriamente di povertà, dice: io sì, sono nato povero, ci sono vari riferimenti a sta cosa. Un doppio senso, almeno per me c'è un doppio senso, nel senso che dice: sì, siamo nati poveri, il ritornello racconta sta cosa, dice: siamo nati poveri, ringrazio Dio se sono ancora qua, siamo noi la storia su Discovery. Poi varie cose, ripete sempre poveri, poveri, fa secondo me un doppio riferimento a povertà e a povertà d'animo, secondo me è un po' questo va visto. Hanno tutte e due questa contrapposizione al dire: sì, siamo nati poveri, lo ringraziamo, però molta gente ci ritrova ancora dei poveracci. Ad esempio Nitro dice: ancora mi trovano come un poveraccio, la mia casa mi fa schifo, ci vomiterei dentro, una cosa del genere, ci sputerei dentro, non ricordo cosa ha scritto esattamente. Però alla fine vuole dire: vi apriamo il culo comunque, cioè non c'è bisogno di essere ricchi per spaccare i culi. Il quinto brano si chiama Cabriolet, è un feat con Sfera Ebbasta. Diciamo che ha fatto molti feat, tra cui anche questo con Sfera Ebbasta, che sinceramente non mi aspettavo. E vi dico la verità, è il brano che mi piace di meno, perché secondo me, a mio parere, molti dicono che uno dei migliori brani per me è il brano peggiore di quest'album, a mio parere. Cioè, Salmo per me spacca in tutti i brani, come testo spacca, però poi questo brano in particolare a me non è piaciuto perché c'è proprio quell'impronta, fra virgolette, da bimbo minchia. Non dico che Sfera lo sia, non voglio giudicare, però personalmente delle volte a me Sfera, proprio non, per mio gusto, lo ritengo molto bambinesco, come molti della New School. A me personalmente non è piaciuto questo brano. Poi brani come Ho paura di uscire, Sparare alla luna, questo è con Coez ed è un brano che secondo me merita, perché comunque, fra virgolette, è una sorta di brano d'amore, ma non d'amore, insomma. Salmo a volte fa questo gioco con
brani che sembrano l'amore ma che in realtà non lo sono, o delle volte lo sono. Per arrivare poi alla numero 12, che è Perdonami, che è la penultima canzone dell'album e secondo me è la migliore canzone, ed è uscita anche prima di 90 minuti ed è appunto la canzone, una delle canzoni di apertura, diciamo, con cui lui diciamo la canzone prequel dell'album, chiamiamola così, dopo uscì 90 minuti, però la prima è stata appunto Perdonami, ce la ricordiamo tutti, il video era fantastico, lui che gira con la macchina in BMX, con la maschera simile a questa del resto. Infine c'è Lunedì, che è l'ultimo pezzo di questo album, che a me è piaciuto molto, non come alcune altre canzoni che mi sono piaciute di più, però è molto molto figa perché a mio parere è molto sentimentale, è molto, diciamo, un guardarsi dentro di Salmo. Ad esempio dice: rido solo quando mia mamma mi lava le canne, mi sembra che dica una cosa del genere. La strumentale è molto tranquilla, anche questa strumentale un sapore molto new school, però Salmo ci rappa su alla grande ed è molto, diciamo, un guardarsi dentro, come ho detto prima. Ecco qua, facciamo un excursus ancora più in generale. Come avete visto, non mi sono messo ad analizzare pezzo per pezzo, se no finivo domani e sarebbe il video durato un'ora, perché anche con tutti i tagli, se facevo l'analisi di ogni pezzo, diciamo, il video sarebbe durato davvero tanto. Complessivamente ho analizzato in parte quelli che per me sono stati i pezzi, diciamo, cardine, almeno quelli che per me sono i pezzi cardine di questo album, perché bene o male, sì, i contenuti variano, però in tanti pezzi comunque rimarca su delle cose. L'avviso per quanto riguarda i contenuti è davvero davvero l'album rap hip hop che secondo me merita di essere al primo posto quest'anno, e secondo me merita anche di rimanerci per svariati anni, perché non perché è Salmo, ma perché comunque ha riconfermato la sua tecnica, la sua vocalità, il suo flow, e diciamo ha amalgamato il sound, cioè strumentali e voce, vocalità e il tutto, e anche se vogliamo parlare di videoclip, ha amalgamato in tutto, e secondo me verranno fuori davvero per alcuni pezzi dei videoclip fantastici. Amalgamato il tutto e amalgamerà con i videoclip che usciranno il tutto proprio alla perfezione. Cosa non mi è tanto piaciuto? Non mi è piaciuto tanto le strumentali, nel senso, sì, come ho detto, si amalgamano bene con le liriche, con i testi e con la vocalità. Lui ci sa fare, lui davvero rappa in questo sound della new school, rappa davvero in maniera egregia, però personalmente sono più attaccato al boom bap, forse perché ci sono cresciuto, forse perché ancora non sono abituato proprio totalmente a questo suono. E niente raga, noi siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa pensate di questo disco, che secondo me merita davvero tanto e merita di essere per un bel po' di tempo al primo posto in classifica, secondo me, tra i dischi italiani, però mi accontenterei, già va molto bene, e gradirei che fosse al primo posto tra i dischi rap italiani.